Noi figli di Dio, noi cristiani, abbiamo due vie, possiamo scegliere su due indirizzi. O l'indirizzo della nostra natura, della nostra, come dire, intelligenza, o l'indirizzo della carne, o quello dello spirito. Dio per noi desidera che noi acquisiamo una mentalità di Cristo del cielo. L'errore che molti fanno è quello di ragionare con una mentalità umana, naturale, carnale, nelle cose di Dio. Quindi dobbiamo acquisire una mentalità, una mente. Dobbiamo ritornare alla base, ai fondamenti, per acquisire la mentalità di Dio. Rinnovati nella mentalità. Dobbiamo avere una mente che si rinnova secondo la parola, secondo l'indirizzo di Dio. Il pensiero umano ci porta a ragionare che se noi non pensiamo a noi stessi, nessuno provvederà per noi. Giusto? Il pensiero umano è: che cos'è che ci limita nei rapporti con Dio e con gli altri? Il pensiero che se noi non provvediamo a noi stessi, nessuno provvederà per te. O no? È così. Questo è il pensiero umano, fratelli. Confessa, confessa, è così. Io lo confesso, io pure. Nella mente umana è così. Ma la mente di Dio invece, sai che ci dice? Cerca il mio regno e la mia giustizia, e il resto ti sarà sopraggiunto. Cacciatevi il vizio di fare i criticatori politici. Non è per i cristiani. Noi cristiani dobbiamo portare il regno di Dio. Noi ci dobbiamo adoperare per portare il regno, non per entrare nelle contese politiche di questo e di quello. Quelli sono gli uomini, lasciamone agli uomini di questo mondo. Noi non siamo più di questo mondo. Cacciamoci questo vizio che viene dalla carne, non viene dallo spirito, fratelli. Viene dalla natura umana, da questo mondo. Noi dobbiamo imparare a trasmettere al mondo, sai, capite che cosa? Lo spirito di Dio, che è quello di portare onore e rispetto a tutte le autorità. E noi dobbiamo cercare il regno. Quindi noi dobbiamo imparare ad acquisire la mente, una mente cristiana, una mente nuova, una mentalità nuova, per capire le cose di Dio. Dice che solo attraverso una nuova mentalità, una nuova mente, noi comprendiamo le cose di Dio e ci viene rivelato. Dio ci rivelerà e ci farà comprendere che Dio opera così. Questa è l'opera di Dio. E quando noi confermiamo la nostra mente alla sua mente, comprendiamo le cose. Perché Dio ci vuole mandare con l'unzione e la potenza, col suo potere. Noi non dobbiamo essere, non dobbiamo rappresentare una religione, noi dobbiamo rappresentare Gesù Cristo. Per rappresentare Gesù Cristo deve avere il potere di Dio. Se non hai la delega del suo potere, che cosa fai? Il religioso? Finito il tempo della religione. Ma dobbiamo fare l'opera di Dio. Dio vuole mandare, vuole chiamare al ministero. Ci devono essere evangelisti, ci devono essere pastori, dottori. Dio ci ha chiamati a un compito grande. Però noi dobbiamo avere stima, coscienza. Se non abbiamo coscienza, perché lo spirito di questo mondo, la natura umana, non ti fa vedere le cose di Dio. Dice poi il Signore a un certo punto, disse nella parabola delle nozze, dice: basta, io ho invitato, non sono venuti, vai, prendi tutti quelli che trovi, sciancati, zoppi, e falli entrare. Così funziona.
Dice, quelli sono stati chiamati a servire, non vogliono servire. Venite, non stare solo a casa. Vivi il tuo tempo, impegnati nelle cose di Dio. Dio vuole moltiplicare nella tua vita i doni, le benedizioni. Impegnati. Dio ci sta chiamando a servire tutta la Chiesa. Dio vuole mandare tutti, vuole affidare a tutti un compito. Quelli più maturi, quelli meno maturi, a tutti, secondo le proprie capacità.